Buongiorno a tutti, benvenuti alla sala stampa del Centro Sportivo GV Fabbri Spal, conferenza stampa pre-gara di Parma Spal, 26esima giornata di Serie B KT 2021-2022, che si giocherà domani alle ore 14 allo stadio Tardini di Parma. Prima delle domande al nostro tecnico, vi do gli indisponibili che per l'incontro saranno Finotto, Heidenreich, Pinato e Viviani. Iniziamo il giro delle domande. Alessandro Sovrani, Telestense Radio International, buongiorno, prego. Buongiorno mister, buongiorno a tutti. Dopo la buona prova di Vicenza e l'ottima prestazione con la Ternana, possiamo dire che le prossime due partite costituiscono una sorta di prova del 9 per la sua squadra? Io penso che è una cosa che ho già detto, ma la ribadisco, che credo che tutte le partite da qui alla fine del campionato per noi le dobbiamo vivere come fossero la partita più importante, perché ogni gara determina morale, entusiasmo, convinzione, ma soprattutto determina nella classifica quello che possiamo cercare di conquistarci da qui alla fine del campionato, per cui io credo che sia giusto pensare soprattutto alla partita di domani e di sapere contro chi andiamo a giocare domani, che è una squadra di grande capacità, di grande blasone, che ha fatto tanti anni in Serie A e che ha l'ambizione di tornarci anche in questo campionato, per cui ci troveremo di fronte una squadra di valore assoluto e che sicuramente serve l'attenzione e la capacità di fare una prestazione importante contro davvero una squadra di grosso valore. Quindi rimango dell'idea che è importante rimanere concentrati semplicemente sulla gara di domani. Altra partita ravvicinata, ci possiamo aspettare un turnover ancora? Oppure, visto come sono andate le cose con la Ternana, pensa di cambiare poco o nulla? Poi ci aspettavamo Viviani in panchina, invece ancora ai margini, come mai? No, perché Federico comincia davvero a stare bene, chiaramente ha dovuto riprendere un po' la preparazione, a fare un certo tipo di lavoro, ha le gambe abbastanza piene, quindi sta bene, credo che nel corso della prossima settimana o per martedì o per sabato possa essere a disposizione. Ma sono particolarmente contento del fatto che di come sta andando il suo percorso dopo l'infortunio che ha avuto. È chiaro che con Federico bisogna avere un po' più di cautela perché l'anno scorso ricordiamoci che ha un infortunio veramente molto grave dal punto di vista muscolare che magari poteva anche compromettergli la carriera, quindi siccome ha avuto un infortunio nella stessa zona che ha, dove ha avuto questa grossa problematica l'anno scorso, avere un po' di cautela con lui in questo momento è sicuramente un aspetto importante, però lui è sereno e sta riprendendo bene, sta lavorando, ha già lavorato con la squadra in questi ultimi 2 giorni, quindi sono contento del lavoro che è stato fatto e soprattutto sono convinto che a breve lo avremo a disposizione. Per il resto della domanda, scusi se intervengo Sui ancora, cambi, mister. sicuramente abbiamo speso molto l'altro giorno, abbiamo avuto un giorno di recupero in più, adesso la valutazione mi sembra che stiano tutti abbastanza bene, però sicuramente qualche cambio ci sarà. Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita, buongiorno, prego. Buongiorno a tutti, buongiorno mister. Le Buongiorno. chiedo, come sempre, su cosa avete focalizzato il lavoro di questi giorni. Ho
mi piacerebbe davvero poter focalizzare il lavoro su alcuni aspetti che credo attraverso il lavoro sul campo ci metterebbero nella condizione di progredire magari più velocemente, però credo che purtroppo giocando ogni 3-4 giorni abbiamo veramente poco tempo per lavorare sul campo e dobbiamo più badare al recupero dal punto di vista fisico e soprattutto mentale. E quindi il grande sforzo in questi giorni è di recuperare dal punto di vista fisico e mentale e soprattutto di magari riuscire a vedere con delle immagini quello che possiamo andare a fare. Non è sufficiente, lo so, però credo che possa aiutare in questo momento la squadra a avere un'idea di quello del percorso che dobbiamo ancora andare a fare. Quella di domani può essere una giornata doppiamente importante perché la SPAL facendo punti a Parma può cogliere l'occasione del fatto che tutte le avversarie che si trovano in quella zona della classifica hanno scontri diretti o incontri molto difficili. Ecco, si va a Parma con l'intenzione di fare magari bottino pieno, visto le difficoltà della squadra. Io credo che noi dobbiamo andare a Parma con una cosa in testa, avere l'umiltà di andare a giocarsi la partita, sapendo che hai di fronte una squadra forte. Poi ogni partita, adesso l'ho ribadito prima, è determinante, determinante per il Parma e lo è determinante per noi. Quindi ci giochiamo sempre, in ogni gara, moltissimo. Dobbiamo essere bravi a interpretare ogni partita e saperle vivere bene. Questo è l'aspetto fondamentale, avere l'atteggiamento corretto, sapere che si ha di fronte squadra e giocatori importanti di grande valore, giocatori che molti hanno giocato in Serie A e non solo, e quindi anche in qualche nazionale. E quindi credo che dobbiamo essere molto bravi a andare a giocarsi la partita, sapendo però di avere una squadra di grande valore che può mettere in difficoltà sempre tutti. Poi io, quello che sta vivendo il Parma, non voglio parlarne, no? È una situazione che sicuramente non semplice, però noi dobbiamo soprattutto pensare a noi stessi e pensare a quello che dobbiamo provare a fare noi contro una squadra che ha sicuramente dei valori. Alessio Duatti, la Nuova Ferrara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno mister. Le chiedo Buongiorno. come sta Rossi dopo l'indisposizione di qualche giorno fa e se l'ho visto particolarmente voglioso di giocare una partita speciale per lui come quella di Parma. Poi, visto che Ellerson mi sembra essere tornato tra i disponibili, visto che non è stato citato nell'elenco precedente, se ci dice un pochino come sta, a che punto è, cosa ne pensa di questo ragazzo? No, beh, Rossi sicuramente sta meglio, ha avuto un problema purtroppo intestinale durante la notte prima della partita con la Ternana, era fortemente debilitato, quindi non è stato a disposizione l'altro giorno, però fortunatamente era un virus passeggero e non come il Covid che invece ci colpisce per molti giorni, già il giorno successivo stava un po' meglio, ieri stava assolutamente bene, oggi altrettanto bene. Per quanto riguarda Ellerson non è tra i disponibili perché è un giocatore che ha fatto un intervento al piede, quindi il suo percorso di riavvicinamento al campo è particolarmente lungo ancora. Non è stato citato in questo momento proprio perché ha questa problematica di lungo periodo. Ci aveva detto dell'ormai imminente rientro di Tripaldelli in campo, visto che ha schierato Meccariello nel finale della partita. Le chiedo se quella di Parma può essere, insomma, l'occasione giusta e anche le rotazioni che un pochino ci ha annunciato. Grazie. A Tripaldelli ho avuto un problema al tallone che
chiaramente per un calciatore è particolarmente fastidioso, visto che il calcio è fatto di continui cambi di direzione, il tallone diventa un punto d'appoggio fondamentale sempre per il calciatore, per cui ha sofferto abbastanza negli ultimi 20 giorni, adesso è diminuito fortemente il dolore, sicuramente sta bene, e in queste ultime settimane ha anche lavorato con buona continuità senza avere problematiche, per cui è a disposizione. Mauro Malagutti, Resto del Carlino, buongiorno. Buongiorno, mister. Volevo chiederle se pensa di insistere sulla coppia di attaccanti che ha fatto molto 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 bene l'ultima partita, che è sembrata assai complementare e calda anche, diciamo. Io credo veramente di avere degli attaccanti bravi, perché Melchiorri è un giocatore che da tanti anni in Serie B, ma non solo, anche in Serie A, ha dimostrato di essere un giocatore molto bravo. Vido è un giocatore che conosco da tanti anni, l'ho avuto già 2 anni a Cittadella, è un giocatore che ha qualità tecniche importanti. Colombo è un giocatore che sicuramente ha un potenziale e capacità enormi. Rossi è un giocatore di assoluto valore, quindi credo veramente di avere a disposizione un numero di attaccanti che mi mette in condizione di vivere dal punto di vista della scelta con un certo tipo di serenità. Credo che gli attaccanti in questo momento bisogna essere bravi sia da parte mia che da parte loro a trovare continuità nel giocare, ma soprattutto nel, indipendentemente dalla coppia che si sceglie, che possono esprimersi tutti e quattro, senza dimenticare anche l'Atelat, che è un giocatore particolarmente bravo, di poterli ruotare in funzione anche dell'avversari, delle situazioni, della condizione, del recupero fisico. Dopo sicuramente Vido e Finotto sono due giocatori che, avendo giocato anche insieme a Perugia già un campionato, si conoscono magari un po' di più, però l'obiettivo è quello proprio di mettere in condizione di avere giocatori che siano sia dall'inizio sia durante la partita possono interscambiarsi e poter dare il loro contributo massimale alla squadra. Però non mi ha detto se partono questi due ancora a Parma o no. Devo valutare ancora se hanno recuperato completamente, perché l'altra sera hanno speso veramente tanto. Questa cosa la voglio valutare, ne parlerò direttamente anche con loro, però sicuramente può essere una possibilità. L'altra cosa che volevo chiedere, qual è il tema tattico della partita? Quale sarà il tema tattico della partita conoscendo il Parma? Ma il Parma è una squadra che ha grandi qualità tecniche, una squadra che ha giocatori che ha capacità di inventiva importanti, quindi credo sia particolarmente importante riuscire a mantenere l'intensità e soprattutto avere la capacità anche di aumentare il possesso palla, ma un possesso palla finalizzato a cercare di essere incisivi e concreti in fase offensiva. Ultima domanda da parte mia, come pensa di fermare Vasquez? Qualche accorgimento particolare per un giocatore che finora è stato parecchio decisivo per il Parma? Vasquez mi ha chiesto? Sì. Vasquez è un giocatore che è un giocatore che ha grandissime qualità, per cui riuscire a creare un certo tipo di pressione o di attenzione verso un giocatore che ha queste qualità è sicuramente un aspetto che abbiamo cercato di focalizzare in questi giorni e cercheremo di poi di esprimere anche durante il campo, in campo domani. Gioca dietro le punte lui? Gioca nella zona dietro le punte, no? Vasquez nelle ultime partite ha quasi sempre giocato dietro a due attaccanti.